La Compagnia di San Paolo presenta il piano strategico 2017-2020. Quali sono i contenuti? L'obiettivo primario è quello che la compagnia diventi sempre più un agente di sviluppo sui territori di riferimento, con anche un'attenzione in alcuni settori al paese, e questo lo fa attraverso un investimento di circa 600 milioni nei prossimi 4 anni, con un piano che ha un'attenzione soprattutto all'efficacia dell'investimento, cioè noi vogliamo che l'impatto di questi 600 milioni sia un impatto ancora più importante di quello che è stato nel corso dei 25 anni l'investimento di circa 2 miliardi e 400 milioni. Come lo faremo? Lo faremo attraverso una gestione di processi che miglioreranno l'utilizzo degli investimenti fatti, e nello stesso tempo anche attraverso degli strumenti che metteremo in atto tecnicamente, quindi vuol dire metteremo risorse ma metteremo anche competenze, in modo che queste competenze aiutino lo sviluppo dei progetti. La sintesi delle attività svolte nel 2016. Il 2016 è stato un anno di grandissimo interesse, di grandissima importanza. Ho incominciato a fare il presidente dal mese di maggio, ma ho trovato una compagnia in piena salute. Pensiamo a quanto è stato fatto sul tema della ricerca, con la ristrutturazione dei due enti strumentali, da una parte la Fondazione LINX e dall'altra parte la Fondazione IUGEF. Pensiamo che cosa è stato fatto sul tema delle politiche culturali. Domenica scorsa, quasi mettendo una ciliegina sulla torta, abbiamo inaugurato la Cappella dei Mercanti e questa idea di distretto culturale diffuso con i musei diffusi su Torino. Torino da questo punto di vista si apre e diventa ancora più una città in cui gli eventi sono nella città. Pensate anche cosa è stato fatto sul Salone del Gusto. Sulle politiche sociali gli interventi sono agli occhi di tutti, dall'Istituto Pio a quello che stiamo facendo in termini di housing sociale, per cui il 2016 è stato un grande anno, il 2017 lo sa ancora di più. Il Consiglio regionale è ovviamente presente, perché sia la Fondazione San Paolo che la Fondazione CRT rappresentano momenti straordinari, non soltanto della storia della nostra regione, ma anche del presente e in qualche modo anche del futuro. Ieri il presidente della Fondazione CRT, il notaio Morocco, ha detto: possiamo sostituire il welfare regionale. Io credo che abbia esagerato, nel senso che la regione deve continuare a fare il suo lavoro mantenendo il sistema sanitario, il sistema di welfare, peraltro riconosciuto a livello nazionale di grande livello. Certo che lavorare assieme è una cosa che aiuta. Siamo qui perché pensiamo che Fondazione San Paolo e Regione abbiano gli stessi interessi, e l'interesse di chi fa politica è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere quelli che hanno più bisogno.